Allora ragazzi, un saluto a tutti. Innanzitutto vi ringrazio perché ho visto che il video di domenica scorsa, ovvero il tutorial del digitale terrestre portato sulla Fire Stick TV, vi è piaciuto veramente molto. E devo dire che ancora oggi mi state domandando degli aggiornamenti dei canali, ma per quello lì vi rispondo sotto quel video, magari ai messaggi specifici che mi mandate sui vari social. Ma detto questo sarà un altro video tutorial che farà sicuramente gola a molti di voi, perché vi consentirà di andare ad installare il Play Store, ovvero il Play Store, quello lì che noi ci ritroviamo sui nostri dispositivi Android. Ebbene sì, lo possiamo installare anche sul nostro computer, sempre avendo il sistema operativo Windows 11. Allora ragazzi, beh, volete sapere come fare? Ma sì, ok, ve lo dirò, ma dovete seguirmi subito dopo la sigla. Allora ragazzi, senza perdere ulteriore tempo, vi dico subito cosa fare. La prima cosa da fare è cliccare il pulsante Start del vostro Windows 11 e cercare la voce attiva o disattiva funzionalità di Windows. Una volta che l'avete trovata e aperta quella finestra, scorrete quasi fino in basso fino a trovare la voce piattaforme macchine virtuali. Attivatela. Dategli l'ok, attendete che finisca il download dei file necessari per poter attivare tale funzione, l'installazione, e alla fine seguito dal riavvio. Vi consiglio di fargli fare questo riavvio perché serve a rendere effettive le modifiche per poter fare ciò che ci servirà, ovvero il Play Store. La seconda cosa da fare è premere sempre il pulsante Start di Windows, fare la ricerca opzioni. E dobbiamo attivare opzioni sviluppatore, proprio la prima voce che vi viene ricercata all'interno dell'elenco. La cliccate, aprite e spuntate la prima voce, opzioni sviluppatori, e attivatela. Dopo fatto questo, siamo a metà del lavoro, ovvero siamo già arrivati a metà del lavoro per poter installare il Play Store sul nostro Windows 11. L'altra cosa da fare è dobbiamo scaricare il pacchetto che ci consentirà di andare ad attivare il pacchetto Play Store. Allora, recatevi al sito github.io dal link qua in basso in descrizione. Una volta fatta l'iscrizione al sito, ragazzi, dovete scaricare il pacchetto in basso alla lista, quindi non il primo ma il secondo. Scaricate quel pacchetto, è di circa 3 giga, 2 giga e 70 più o meno. Una volta scaricato, dobbiamo fare la decompressione, e la decompressione va fatta all'interno della cartella C, quindi create all'interno della cartella C un'altra cartella chiamata VSA. Una volta che abbiamo creato quella cartella e decompresso tutti i file del file zip all'interno di questa cartella, all'interno andiamo a trovare il file install. Una volta che abbiamo trovato il file install, con il tasto selezioniamolo, e con il tasto destro del mouse andiamo a selezionare la voce apri con PowerShell. Una volta che abbiamo fatto questo, diamogli l'ok, e lui inizierà a fare tutta una serie di procedimenti. Una volta finiti, vedete che vi comparirà anche la voce del famosissimo Magist per i permessi root. Sì, quello lì verrà installato in automatico. Attendete che finisca tutto il caricamento e ragazzi, voilà! Potete subito aprire il Play Store, ovvero vi viene aperto in automatico, inserite il vostro indirizzo Gmail e siete già pronti a scaricare le applicazioni dal Play Store direttamente sul vostro Windows 11, perché adesso finalmente è compatibile per ricevere l'installazione dei file APK che vengono installati sul nostro dispositivo Android. Quindi ragazzi, anche io l'ho utilizzato, ho installato qualche applicazione, mi sto trovando abbastanza bene, solo che qualche applicazione però nota dolente che per quanto riguarda la risoluzione non è che sia il massimo, però già avere a disposizione il Play Store su Windows 11 e scaricare tutte le app ufficiali di Android su Windows 11 è già una cosa che a me piace già molto, ragazzi. Quindi seguite questa procedura, seguite questo video tutorial, neanche voi sul vostro Windows 11 potete attivare il Play Store. Allora ragazzi, non so quanti di voi l'abbiano già fatta questa cosa, perché per quanto riguarda il Play Store non ci sono aggiornamenti ufficiali che consentono di farlo, ma per quelli che hanno Windows 11 e vorrebbero attivare il Play
Play Store sul sistema operativo, beh, seguite questo tutorial e non ve ne pentirete. Quindi qua in basso trovate tutti i link di riferimento a tutti i file da scaricare, anche perché è uno solo, quindi non ci sono tanti file da scaricare, e fatemi sapere la vostra qua in basso nei commenti. Quindi se anche voi lo avete già attivato, non attivato, insomma, io sui miei due computer già l'ho attivato, ho installato qualche app che utilizzo più di frequente sui computer, ovvero questo qua dietro, il mio portatile. Oltre a questo, beh, oltre a farmi sapere la vostra nei commenti, se il video vi è piaciuto, vi raccomando, lasciate tutti i vostri pollicioni in su, e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, che mi date veramente un grande aiuto. Per voi è gratis, ma a me mi aiutate veramente molto. Una volta che vi siete iscritti, attivate anche la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividete questi video, perché mi aiutate veramente molto. Dopo averli condivisi, mi trovate anche su Instagram, @miticosnake, ve lo ricordo all'animazione, ma mi trovate il link ai miei social qua in basso in descrizione. E noi ci vediamo sempre qui sul mio canale settimana prossima con un nuovo video. Ciao!